È riuscito il Palizzi a sbancare il rettangolo del Saverio Spinella, campo di casa del Borgo Grecanico. Nel gioco del calcio c'è una legge non scritta, la legge del compenso. Tante volte il Palizzi ha giocato bene, pali, traverse, rigori, e non ha vinto, anzi ha perso. Oggi invece è andata bene, ma non per questo, perché il Palizzi ha giocato una signora partita. Il presidente Pepe Minniti. Io dico che il calcio è strano. Il calcio è strano perché tu, come hai detto, non ci sono state delle partite che meritavamo di vincere e abbiamo perso o pareggiato. Oggi ci poteva stare la vittoria, ma se il Borgo Grecano non avesse pareggiato non rubava nulla, per carità. Io sono scontento dell'arbitro, sinceramente è la prima volta quest'anno che mi capita un arbitro in maniera praticamente negativa, perché tu hai visto, c'è stato un calcio di rigore netto su Autoldani, ci ha dato la punizione contro. Comunque lasciamo stare l'arbitro. Io voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, al mister Valastro, perché venivamo da due settimane che dovevano venire 3-4 ragazzi e all'ultimo momento ci hanno lasciato, e dobbiamo continuare con questo gruppo di ragazzi. Devo fare i complimenti a Bruno Mafrigi, il nostro centrale difensivo, che ha fatto una grandissima partita oggi, e bisogna prendere spunto ed esempio di questo ragazzo qua, che viene 3 volte alla settimana ad allenarsi, e i risultati oggi si vedono. Io dico solo una cosa, che il calcio è strano, però se uno lavora durante la settimana poi i risultati si vedono. Oggi forse l'aveva bendata, non lo so che cos'è, ci ha voluto bene, anche se noi meritavamo di vincere la partita perché abbiamo creato altre 2 o 3 occasioni, però il calcio è così. Io ritengo che il Borgo Grecanico è una delle migliori squadre viste finora, perché allenato da un grande allenatore, da una grande società, dove praticamente tutti i ragazzi si muovono con una certa sintonia, e devo dire che effettivamente il calcio oggi come oggi vedo un campionato mediocre nello stesso tempo rispetto all'anno scorso, che c'erano squadre molto, molto più forti delle prime 5-6 squadre. Oggi vedi che il San Gaetano batte l'Adeliesi, il Palizzi batte il Borgo Grecanico, questa seconda classifica. Perciò allora dico che un campionato la prima con l'ultima, con il Real Gioia, può uscire una stranezza che è un risultato negativo. Classifica bugiarda per il Palizzi, che ha regalato qualche strenna natalizia sotto l'albero. Niente, Domenico, tu sai che il Palizzi, le forze che si hanno sono quelle. Devo dire solo una cosa, che i ragazzi se si impegnano, fanno gli allenamenti per come devono fare, e secondo me è una squadra che si può salvare. Noi il nostro obiettivo è quello, la salvezza, non aspiriamo, diciamo, a grandi cose, perché purtroppo ci vuole un po' di qualità. Noi, se ci rientra, buon anno, Scordo e qualche altro ragazzo, oggi mancava pure Leca, possiamo fare un campionato per la salvezza, ma non ci montiamo la testa, perché il campionato è lungo. Ora domenica abbiamo una squadra come il San Giorgio, che è una squadra di giocatori di eccellenza e promozione, e dobbiamo stare umili con i piedi per terra. Quella vecchia volpe dei campi di gioco, mago della panchina di Gianni Valastro, il piede sinistro di Dio, è riuscito a mettere sul campo una signora squadra. No, io voglio fare i complimenti a Gianni Valastro per un motivo ben semplice. Lui, la disponibilità durante 4 allenamenti, purtroppo i ragazzi, chi va all'università, chi va a lavorare, e lui sinceramente è uno che ci tiene a lavorare durante la settimana, e i suoi progressi pian piano si stanno vedendo. Non che all'inizio abbiamo avuto dei problemi, diciamo, con l'altro mister Spanò, ma si è cercato di cambiare rotta per un semplice motivo: lui è un uomo della società, conosce i ragazzi da tanti anni, e io penso che ancora, diciamo, può dare qualcosa a questa squadra. 3 punti fuori casa valgono tanto, adesso la classifica comincia ad avere un altro aspetto. Sì, ma ancora siamo tutti là, siamo nella zona purtroppo play-out, e ripeto, no, sabato abbiamo una partita importantissima col San Giorgio. Se riuscivamo a fare bottino pieno, allora cominciamo a ragionare. Ancora siamo praticamente nella zona play-out. Mister Cormaci, un'involuzione per il Borgo oggi? Vabbè, purtroppo queste partite capitano. Io probabilmente prima della partita gli avevo già detto che
queste sono le partite che uno pensa di averle già vinte, ma le partite si vincono nel campo, quindi se uno pensa che può fare solo la presenza e non dare tutto, poi accadono queste cose, e quindi merito al Palizzi che ha vinto. Non credo, se noi andiamo ora, giustamente tutti gli analizzatori del calcio vedranno un grande Palizzi e un Borgo Grecanico deludente, perché probabilmente accecati pure dal risultato, però io dico che dovevamo essere più lucidi negli ultimi 16 metri, non lo siamo stati, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, qualche contropiede l'abbiamo concesso, come è normale che ci sia, poi all'ultimo per poco non abbiamo pareggiato, ma cambiava poco, anche perché dovevamo farla questa partita in modo diverso, in velocità, con meno tocchi, invece abbiamo regalato i tre punti al Palizzi e purtroppo è il risultato quello che conta. Non sono soddisfatto ovviamente, ma non per il risultato, per l'atteggiamento che ci abbiamo messo, perché per vincere bisogna dare sempre di più, quindi non siamo diventati dei blocchi ora come non eravamo dei campioni prima, quindi bisogna lavorare a testa bassa, non parlare e non farsi confondere da chiacchiere che poi producono questi effetti, quindi purtroppo per vincere campionato ci vuole umiltà, e oggi noi forse abbiamo peccato in questo, non siamo stati umili, mentre il Palizzi ha vinto la partita, perché ha fatto la partita attendista che doveva fare con molta umiltà, è riuscita anche con un po' di fortuna a portare a casa i tre punti. Sì, in effetti gli ultimi 16 metri e l'atteggiamento della squadra oggi era completamente differente rispetto alle altre uscite che avevamo fin qui visto, però ci sono state anche dei cambiamenti in squadra nell'assetto principale all'inizio, quindi proprio ci sono stati dei nuovi innesti. Sì, ovviamente ha esordito Zerbi che è un 2001. Però è uno che è con noi da 5 anni, quindi giocava nei giovanissimi, è il capitano dei giovanissimi 5 anni fa, l'ho voluto premiare e onestamente non mi è dispiaciuto. Poi sono entrati i due Foti che sono da poco con noi, purtroppo Idrissu aveva un problema alla caviglia, non ce la faceva a correre bene, quindi non è stato potuto non l'abbiamo buttato dentro, è entrato l'altro Zerbi negli ultimi minuti, è rientrato Russo dall'infortunio di 15 giorni fa. Purtroppo, sai, mentalmente fare due partite di fila in casa, io gli avevo fatto una scommessa con i miei, non si vincono mai due partite in casa. E qua rischiamo, avendo perso la prima, il 6 gennaio con il Pellaro, rischiamo pure di fare 0 punti se non cambiamo mentalità e non cambiamo atteggiamento, perché per vincere le partite bisogna dare tutto, non si può correre solo quando si attacca e poi fregarsi nella fase difensiva. Siamo stati ingenui sul gol perché abbiamo preso un contropiede e non abbiamo fatto le dovute coperture. Poi, che dire, abbiamo fatto un bel regalo di Natale al Palizzi alla fine, accettiamo come sempre il verdetto del campo, come giusto che sia, faccio i migliori auguri pure a tutti gli sportivi e ai ragazzi di Palizzi che si sono tolti una bella soddisfazione battendoci. Magari ha influito anche questo cattivo tempo all'inizio del primo tempo. Avevamo pronta la domanda, domenica giocate contro la prima, possiamo definirla la Juve di questo campionato, il Ravagnese, ma se viene fermata domani e poi anche voi potevate riaprire, dare più verba a questo campionato. Sì, sicuramente, ma noi non partiamo battuti con Ravagnese, andiamo a giocarcela come sempre, poi ovviamente se loro hanno fatto così bene fino ad oggi probabilmente hanno dei meriti, quindi noi dobbiamo continuare a giocare partita per partita, e vi ripeto, ogni volta che vedo i miei giocatori che durante la settimana pensano alla classifica, noi facciamo queste cose, noi non ci dobbiamo distrarre, noi dobbiamo pensare partita per partita, perché dobbiamo fare ancora i punti per salvarci, perché
oggi abbiamo affrontato il Palizzi, che sicuramente è una squadra più esperta di noi, visto che fa la prima categoria da qualche anno. Noi siamo novelli in questa categoria e quindi questo ci deve far capire che probabilmente dobbiamo interpretare in modo diverso e avere atteggiamenti diversi nei confronti degli avversari. E vi ripeto, le partite si giocano dentro il campo, dentro il rettangolo di gioco, e si devono giocare al massimo. Perché se non si gioca sempre al massimo si rischia di fare queste figure. Io purtroppo glielo dico sempre ai miei ragazzi, passo per esagerato, ma questa purtroppo è una verità insindacabile. Quando dico tutto è migliorabile, vuol dire che tutto è migliorabile, quindi dobbiamo semplicemente lavorare se ci teniamo. Io non voglio persone part time o via dicendo, io voglio persone che ci tengono alla squadra, perché abbiamo sudato tanto per portare le persone al campo. Anche oggi, con brutto tempo, penso che c'era una buona cornice di pubblico rispetto al freddo che fa, alla pioggia e tutto il resto. Quindi sicuramente, se siamo stati bravi a portare tutte le persone, a creare questo entusiasmo, per continuare a mantenerlo dobbiamo dare tutto, ogni palla, ogni allenamento, ogni partita e ogni singola azione che facciamo. Demetrio Brancati e chi l'ha, presidente del Condo Curio, sono approdati in questa stagione al Palizzi per dare manforte alla formazione del presidente Pepe Menniti. Che partita hai visto oggi? Oggi abbiamo veramente giocato bene, la squadra ha risposto bene in campo, abbiamo sicuramente meritato di vincere. Il Borgo sicuramente era sulla carta, doveva essere più forte di noi, però la squadra ha giocato compatta, tutte le linee della palla, siamo riusciti con una buona azione di contropiede ad andare a segno. Abbiamo avuto anche l'occasione per fare il 2-0, il Borgo non è che ha creato tantissime occasioni. Speriamo che questa sia la partita della svolta, con questa vittoria fuori casa in un derby contro una squadra forte, che ci dia adesso, come detto prima, la svolta per poter fare punti e uscire da questa situazione che siamo in fondo alla classifica. Antonio Gra è contento anche di questo risultato, no? Certo, certo, siamo contenti, anzi abbiamo fatto una bella partita. Come gioco abbiamo giocato abbastanza bene in confronto agli altre volte. Si è visto una bella squadra. La classifica purtroppo è bugiarda. È bugiarda la classifica di Cecilia? È bugiarda, purtroppo diciamo che durante la settimana molti ragazzi vengono da fuori e quindi non riescono ad allenarsi. Durante le partite si vede purtroppo che manca un po' di condizione atletica, però si stanno impegnando tutti al massimo. E già come prima Condofuri, adesso Palizzi, purtroppo sono delle zone molto distanti dal Reggio per prendere giocatori, e quindi dobbiamo, tra virgolette, adeguarci a quelli che ci sono e lottare fino alla fine per poterci salvare. Una vittoria in trasferta che fa ben sperare per il futuro. Sì, come ho detto prima, questa è la vittoria, sicuramente sarà, speriamo noi, lo spartiacque della stagione. Vincere qua all'inizio avremmo firmato per un pari, però come si è messa poi la partita sicuramente non abbiamo rubato nulla, abbiamo meritato di vincere. Adesso abbiamo il San Giorgio in casa, speriamo di poter conquistare un buon risultato positivo e chiudere la stagione con una vittoria o almeno un pareggio. Vincenzo Napoli, si vinca o si perde, per lui è indifferente la cosa. Come commentiamo questa partita? Commentiamo che questo è il calcio, come succede in Serie A, in tutte le altre categorie, anche l'ultima, la penultima la possono vincere in una giornata con la prima, la seconda. Questo è il calcio, bellezza. Questo è il calcio oggi visto, tra, a parte che è un derby alla fine. Chi ha visto di fuori la partita, voglio dire, ha visto una partita di categoria, sicuramente si è divertito, non ci sono stati falli di espulsione, altra roba, e le ammunizioni ci possono stare. Poi c'è stato purtroppo l'errore del nostro portiere e poi alla fine c'è stato questo gol fantasma, perché a tutti è sembrato gol, poi lo rivedremo questa sera al video e vediamo. Visto non potendo sfruttare la VAR, sfrutteremo le vostre immagini per capire se era dentro o era fuori. Il ruolino di marcia della matricola, tutto sommato. Allora, siccome dalle cose negative si cerca di prendere le cose positive, speriamo che questa partita serva a darci la carica, perché sabato, domenica giocheremo contro il Ravagnese, prima in classifica.
Speriamo che i ragazzi ci facciano a noi e a tutta Merito Sportiva e ai tifosi un bel regalo di Natale. E poi, se mi permettete, volevo anticiparvi che se tutte le cose andranno bene, già cosa che voi sapevate, per il 30 di dicembre speriamo di regalare a Merito Sportiva una giornata di grande sport, in quanto stiamo organizzando un triangolare con due squadre interregionali e ci divertiremo un pomeriggio di calcio a Merito, che se lo merita.